In pochi sanno che una volta che si configura il proprio computer Windows alla partecipazione di un gruppo domestico in rete, gruppo home, così si chiama nel sistema operativo di Microsoft, automaticamente tutti gli elementi vengono condivisi in rete, quindi con gli altri computer che sono connessi alla propria rete domestica. È chiaro che i computer per accedere ai dati che voi state condividendo hanno bisogno di username e password per entrare nelle cartelle, ma in alcuni casi si tratta di una cosa che permette alle persone di accedere ai vostri dati senza che voi ve ne accorgiate, anche perché la condivisione una volta che si imposta la rete domestica è automatica. In questo video parliamo proprio di questo, vi farò vedere come controllare gli elementi che avete realmente condiviso nella rete e come disattivare questa tipologia di connessione e di condivisione senza perdere comunque la connessione al gruppo domestico. È una cosa che io vi consiglio di fare se non volete realmente condividere i file con i membri della vostra famiglia oppure con i vostri coinquilini. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. Per modificare o disattivare del tutto la condivisione dei file in Windows 10 dovremo entrare nella sezione relativa al gruppo Home. Per farlo non dovrete fare altro che cliccare sulla piccola barra di testo posta vicino al tasto Start e scrivere proprio Home oppure gruppo Home. Si aprirà quindi una finestra nella quale verranno visualizzate diverse opzioni per la gestione del gruppo Home. Voi dovrete scegliere la voce Modifiche e impostazioni di condivisione gruppo Home. Per disattivare tutti o parte delle tipologie dei file che sono stati condivisi in rete, non dovrete far altro che entrare proprio nello specifico di ogni tipologia di file e scegliere se condividerli o meno. È una cosa da fare per ogni tipologia di file visualizzato nell'elenco. Una volta scelte le proprie impostazioni, non bisognerà far altro che salvarle cliccando sul tasto apposito e la condivisione verrà disattivata totalmente oppure disattivata solo per alcuni tipi di file in base proprio a ciò che avete scelto. In questo modo avrete più controllo della condivisione dei file nella vostra rete locale. Vi consiglio di darci uno sguardo a questa cosa perché in effetti, anche se a voi non interessa, è comunque una possibilità per chi vuole entrare nel vostro computer, anche per chi non conosce username e password, insomma quelli più esperti possono comunque farlo. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.